Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Federico Fabbri, che mi chiede di parlare del disco del 2022 di Jack White, progetto solista Fear of the Down. Jack White non ha bisogno di presentazioni, negli anni 90 è diventato famosissimo con Meg White nella coppia appunto dei White Stripes. Poi Raconteers, Dead Waiters, tantissimi lavori e progetti con molti artisti, dischi solisti. Questo Fear of the Down è quello del 2022, con una solida band attorno, ma suonando praticamente quasi tutto lui, e costruisce questo disco che è fatto di garage, di noise, di hard rock, di progressive, di hard rock, di un certo tipo di garage, di punk, ed è l'esperimentazione anche elettronica e rap che vengono fuori da un disco tutto sommato veramente interessante. Si apre alla grande con Taking Me Back, grande riff rock blues, doppiato alla grande da un basso distorto da dei synth fantastici, voce melodica, ritmica veramente abrasiva, un grandissimo lavoro di tutte le chitarre e anche dei sintetizzatori per un pezzo che spacca, un garage rock blues di quelli che tirano e che aprono il disco alla stragrande. Segue la title track Fear of the Down con un riff di Detroit Style, una potenza notevole nella ritmica che va dritto, con delle chitarre solide, rudi, rozzi anche nei soli modello Stooges, con una gran linea vocale e un uso del theremin veramente notevole. The White Raven funziona su un basso cupissimo dark punk funk in un certo senso, lavora con delle chitarre sempre più particolari sia nelle sonorità che nella sperimentazione dell'uso dell'elettronica e dei synth mescolati alle stesse chitarre. Una costruzione quasi zeppeliniana grazie a un riff hard rock 70s, bella voce, anche qui ottimo lavoro di tastiere per un pezzo che resta. I Dei Du è una cosa particolare, in realtà è un rap con il nostro che suona sotto, con ospite Keytip, che su un sample praticamente inizia a rappare sopra dei riff di chitarra fantastici che si avvicinano al funk, e poi un tocco anche di flamenco per un pezzo particolare, sicuramente non riuscito al 100%, ma comunque interessante nel suo complesso. Esofobia è un pezzo abbastanza particolare, che qui riff hard rock, però si mescolano fughe garage, poi uno stacco dub che viene spezzato da velocizzazione e poi di ritorno al dub, con una ritmica davvero efficace. Into the Twilight è un funk ballabile, in un certo senso rock chiaramente, con degli interzi di batteria notevoli e con un uso delle chitarre veramente fantastico, con quell'ottimo stacco piano e voci che fanno i cori. Alla fin fine è un divertente buon bozzetto, appunto quasi una vignetta, appunto raccontata in maniera così solida, anche se abbastanza dispersiva, comunque un altro pezzo che si ricorda. Dusk sono 30 secondi di chitarra che ci portano al riff quasi metal di What's the Trick, che spara un tempo quasi pop su una voce rappata, degli stacchi crossover metal, quindi un pezzo veramente tosto, con delle tastiere fantastiche, inserti di chitarra, tanta roba e una voce che spacca, proprio spacca, veramente un pezzo notevole. That Was Then, This Is Now ha un grandissimo ritmo con dei notevoli cambi e stacchi di batterie basso veramente da ricordare, aiutati da questi synthetis che quasi sembrano ricordare i suoni proprio dei primi anni 80 di alcuni videogiochi, per un ritornello e uno stacco rockabilly punk di quelli che non si dimenticano, così come la voce di altissimo livello nelle sue melodie e nel testo. Esofobia è il reprise dell'altra canzone, parte con un sistema dub funk, belle chitarre, cantato eccellente stavolta, e molti arrangiamenti 70s che, seppur toccati da dell'elettronica postmoderna. Morning, Noon and Night ha un andamento più quasi Mercy Beat, più pop, una certa follia kingsiana che attraversa una canzone bellissima, scritta benissimo, con un ottimo ritornello, con un lavoro di arrangiamento notevole, si picchia meno, è meno grintosa delle altre, ma non per questo meno bella, veramente un pezzo che funziona, e funziona per arrangiamento e per sperimentazione. Una bellissima coda finale. Shed in My Velvet è una ballata che include alla grande il disco, perché insomma è un pezzo veramente bellissimo, con una grandissima linea vocale, con un intro psichedelico blues da ricordare, una ritmica spezzata con questa batteria funk e questo basso che spinge, un solo fantastico per una canzone circolare ipnotica e che, ripeto, chiude alla grande un bel disco, un buon disco, sicuramente non un capolavoro, però tutti i pezzi vanno via veloci, non ci sono riempitivi, 2-3 pezzi sono nettamente superiori, ma il resto comunque porta un'altra volta all'ottica di Jack White, che mescola l'hard rock, il metal, il rap, l'elettronica e tutto quello che lo ha sempre amato, il funk, il dub. Questa è una specie di crossover che riporta a un certo tipo di origine con delle sonorità, ma anche con altre sonorità che stavolta vengono utilizzate, anche quelle elettroniche, in maniera consapevole. Quindi un bel disco, veramente uno di quelli che consiglio a tutti gli amanti di Jack White, e chiaramente ce l'avranno già, ma anche a chi ama un certo tipo di rock anni 70, un crossover, e chi vuole insomma che da un certo tipo di rock sperimentale si ritorni alle origini, però attraverso una costruzione anche appunto sperimentale e non solo diciamo così di riporto, che il disco comunque in molte fasi ha. Quindi mi sento assolutamente di
ripassarlo, per me è veramente un bel ascolto, un disco che ho ascoltato piacevolmente e che riascolterò molto piacevolmente. Quindi il link del disco di Jack White è qui sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che caso faccio a giro per l'Italia. E insomma, questo è Fear of the Dawn del 2022, riesce un'altra volta a ricordarci che Jack White è un grande autore, è uno di quelli che nonostante abbia avuto successo ha del gran talento e ha un suono di chitarra abbastanza riconoscibile, così come le sue composizioni abbastanza a volte astruse e inserite di strane sperimentazioni proprio con la chitarra, con le tastiere e tutti gli altri strumenti, che qui insomma trovano un buon sunto, quindi un disco assolutamente da ascoltare.